Negli altri anni abbiamo pubblicizzato Rosso di Sanseconto attraverso convegni, iniziative varie, teatro e via dicendo. Quest'anno abbiamo cambiato perché vogliamo che l'intera cittadinanza e anche fuori conoscano meglio Rosso. Ci siamo resi conto che i convegni rimangono sempre limitati a poche persone. A questo punto abbiamo deciso di pubblicare a nostre spese, come Dante Alighieri di Caltanissetta e Parco Letterario Rosso di Sanseconto, una antologia. Questa antologia vede la pubblicazione con i fondi del bilancio partecipativo del comune di Caltanissetta e il contributo della banca e della fondazione Sicana per gentile concessione del dottore Giuseppe Piforti, che è qui accanto a me stasera. Perché sansecondiana? Lo abbiamo spiegato, lo spiegheremo ancora. Ci sono molte novelle di Rosso di Sansecondo che non sono affatto conosciute, addirittura inedite. Rosso, pur essendo un autore tra i più amati a livello internazionale, da noi purtroppo, nonostante i tentativi, rimane sempre un illustre sconosciuto. Siamo convinti che coinvolgendo tutte le scuole della città, perché l'antologia è dedicata alle scuole e ha queste novelle anche con appunti, apparati critici relativi all'insegnamento, alla docenza e alle osservazioni degli alunni. Siamo convinti che facendo lavorare direttamente gli studenti potremmo raggiungere qualcosa in più. Accanto alla pubblicazione dell'antologia, un'altra importante iniziativa che è quella di divulgare sempre nelle scuole Rosso con Aldo Rapè, che sta presentando proprio ai ragazzi una serie di novelle. I ragazzi stanno studiando attraverso laboratori di teatro e il 30 mattina porteranno Rosso in piazza a partire dalla sua casa natale alla biblioteca Scarabelli, oggi centro del Parco Letterario Rosso di Sansecondo, che abbiamo creato tempo fa, alla casa editrice Ciacia, che era l'editore, l'unica casa editrice che Rosso frequentava, tutto il percorso sino a Piazza Garibaldi, dove è ambientata banda municipale, a continuare sino a Villa Amedeo, cioè tutti i luoghi citati da Rosso. All'interno dell'antologia ci sono una serie di foto che riguardano proprio Rosso di Sansecondo, sono quelle sulla casa natale di Rosso, sono quelle dei genitori di Rosso di Sansecondo, sepolti all'interno della tomba Genova, e si ricorderà tutta la discussione relativa a questo discorso, si pensava che non fossero qui, le abbiamo trovate grazie all'aiuto del nipote Luigi Correnti. Quindi quando andiamo al cimitero possiamo andare a visitare sia il famoso sarcofago Rosso di Rosso, sia le tombe dei suoi genitori all'interno, diciamo, della Cappella Genova. Stasera presentiamo l'antologia e insieme all'antologia avremo anche dei brani di lettura importanti. Abbiamo redatto questo insieme ad altre due docenti, alla professoressa Marina Castiglione, che si è occupata di una sezione, ed è ordinaria della cattedra di italianistica all'Università di Palermo, alla professoressa Maria Grazia Trobbia, che è un'esperta e che sono le autrici e coautrici del testo. Importantissima una sezione ultima a colori, e volutamente a colori, che abbiamo dedicato a Oscar Dell'Aira, carissimo amico di recente scomparso, che aveva realizzato questi disegni per me, su mia richiesta e per Rosso, e che abbiamo voluto proprio inserire a colori a conclusione di quest'opera, perché chi ama Caltanissetta deve essere ricordato. Ci è sembrata che questa iniziativa fosse meritevole di sostegno da parte della Banca Sicana, in quanto banca del territorio, ma anche della Fondazione Sicana, che come sapete è stata creata per sostenere il territorio e le comunità a noi vicine. Essendo questa una pubblicazione destinata certamente al grande pubblico, ma in particolare agli studenti
del nostro territorio, del comprensorio nisseno, e finanziata in parte con i fondi partecipativi del comune di Caltanissetta, abbiamo reso indenne la società Dante Alighieri, con la quale ci lega un rapporto di collaborazione di lunga data, dai costi di questa pubblicazione, proprio per renderla, diciamo, possibile, e quindi per poterla divulgare e accrescere la cultura dei nostri giovani. Sì, oggi presentiamo questa antologia che noi, a cui noi tenevamo tantissimo, ci lavoriamo da un anno ormai, no? Ci lavoriamo da un anno e finalmente riusciamo a presentarla oggi alla cittadinanza. E per noi è molto importante, perché siamo convinte che Rosso è importante per Caltanissetta e merita di essere assolutamente letto in tutta quella che è la sua opera, perché fino ad ora abbiamo conosciuto soltanto la parte, il Rosso drammaturgico. Invece siamo fermamente convinti, e speriamo di averlo dimostrato attraverso questa antologia, che il Rosso che più facilmente può arrivare al lettore è quello della narrativa. Questa antologia dà la possibilità di scoprire un Rosso completamente nuovo, completamente sconosciuto, non sicuramente un autore di nicchia come fino ad ora è stato considerato, ma un autore anche molto divertente, con un umorismo molto sottile, molto raffinato, anche nei suoi passaggi lirici. Sorprenderà sicuramente, perché è un creatore di identità. Così non lo conosciamo Rosso, come creatore di identità completamente nuove, a noi sconosciute. E mi auguro veramente che questa antologia possa essere una scoperta per ogni nisseno. Questa antologia è la forma, in qualche modo, che abbiamo voluto dare come parco letterario, che è costituito da tanti soggetti culturali, al bilancio partecipativo del 2019. Il bilancio partecipativo è una legge regionale che consente di sfruttare una quota parte del bilancio di ciascun comune per realizzare progetti che servono per la collettività. Ecco, a noi è sembrato che la restituzione di Rosso ai nisseni potesse avvenire attraverso questo strumento, che infatti oggi viene donato in 1000 copie a tutte quante le scuole nissene, affinché i ragazzi non debbano sostenere ulteriori spese e gravami economici, però sia possibile appunto approcciarsi a queste letture attraverso la guida dei docenti. Noi ci siamo limitati a fare ciò che fanno dei redattori di un'antologia, cioè dare il contesto generale del momento storico e letterario in cui scrive Rosso, e poi per ciascuna novella dare un perimetro, ecco, di lettura e di comprensione. In particolare siamo molto contente di due delle sei sezioni, quella dedicata a Caltanissetta e quella dedicata alle donne, perché ci sembra che Rosso da questo punto di vista riveli una modernità completamente sconosciuta ai più. Noi quest'anno realizziamo questa iniziativa all'interno del Teatro Rosso di San Seconto grazie alla disponibilità della famiglia Mandalà, in particolare del dottore Paolo Mandalà, che ci ha messo a disposizione il teatro con tutto quello che compete, cioè con i microfoni, eccetera. È importantissimo, Paolo Mandalà è molto legato a Rosso di San Seconto, ha realizzato altre iniziative in altri anni, basti dire che ha sostituito il nome del teatro che prima era Boffremont con Teatro Rosso di San Seconto. Ecco, preferisco dare a lui la parola, perché stasera ha anche deciso di dedicare alcune targhe a delle persone che ritiene di rilievo nella città di Caltanissetta, soprattutto per quanto riguarda l'amore per Rosso di San Seconto. Ma Rosso di San Seconto è stata un'idea mia. Rosso di San Seconto è stata un'idea mia perché sono anche amico di un discendente del Rosso di San Seconto, dall'avvocato Carmelo Rosso di San Seconto, che abita a Bergamo e che sarebbe dovuto venire, ma purtroppo per motivi di lavoro aveva in Cassazione una causa e non
a me è venuta l'idea un giorno di chiamare il Teatro Rosso al Secondo, perché in scena hanno la memoria corta. L'ho chiamato da Trieste perché Trieste non aveva più significato, perché Trieste fu chiamato il teatro quando fu costruito nei primi del Novecento. Allora c'era la guerra nel Trieste. Nell'86, siccome era proprietaria la principessa Giovanna Boffremont, va bene, praticamente lo chiamava Boffremont. Beh, però sul nome Boffremont era difficile a memorizzarlo, specialmente i disegni, poi si abituarono. Ma chi telefonava da fuori? Non sì. E quindi poi anche poi per un senso di, diciamo, di riconoscenza a Rosso al Secondo, perché io avevo letto molto su questo, praticamente ho voluto chiamare Rosso di San Secondo. Bene, io ho curato quest'opera, che in effetti è una bella antologia, devo dire, perché è fatta con uno spirito didattico che dovrebbe invogliare i ragazzi a quantomeno a leggere questo scrittore nisseno. Il rammarico è che purtroppo Oscar è dell'Aira, che aveva, come dire, fatto 7 disegni a colori ispirati alle novelle di Rosso di San Secondo, purtroppo questa sera non potrà essere con noi. È un appendice di onore, gli è stata riservata, e abbiamo riprodotto i 7 disegni proprio nella parte dell'appendice di questo volume. Io penso che era un atto dovuto a un personaggio che veramente si è speso parecchio con la sua arte. Me le aveva regalate personalmente, ci teneva veramente, perché voleva fare parte proprio di questa antologia. Diceva proprio, me le ha portate di persona. Poi doveva... Per una serie di particolari, diciamo, casualità, mi trovo qui a rappresentare l'amministrazione comunale in questa bella serata. E questa occasione però mi dà la fortuna e anche, diciamo, il grande privilegio di poter essere presente a partecipare alla giornata, appunto, sansecondiana. Rosso di San Secondo è il nostro autore. E Caltanissetta è legata intimamente a questo autore, perché è veramente la nostra punta di diamante di quella che è la letteratura nissena, e poi chiaramente riportata anche a livello nazionale. Per cui io mi onoro di essere qui presente e ringrazio la professoressa Sedita che mi dà l'opportunità di stare seduta accanto a lei. Grazie. Io ero tranquilla ogni sera. Conoscevo sempre persone diverse ed ero felice così. Invece tu no, no, non hai voluto. No. Hai voluto che io diventassi signora. No, 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 no. Una tua proprietà privata. E allora, beh, allora sera prima potevo conoscere diverse persone, invece adesso solo tu. Sempre tu, soltanto tu. Ma per che cosa? Per che cosa? Io non sono una cosa di carne. E allora hai voluto cambiare la mia vita? Perché? Sto citando questa parte del dramma, una cosa di carne, proprio perché la professoressa Maria Grazia Trobbia, all'interno dell'antologia, ha voluto inserire accanto alle novelle proprio due momenti importanti che riguardano una cosa di carne, cui ho un po' tratto e mutato, diciamo, questa parte e banda principale. Stasera noi abbiamo voluto cambiare rispetto agli altri anni, convegni, incontri, dibattiti, eccetera, però alla fine Rosso rimane sempre confinato tra coloro che lo amano, sempre con lo stesso gruppo. E allora abbiamo pensato a una diversa maniera di procedere. Due percorsi paralleli, ma che si incontrano in maniera precisa. Uno, Rosso in piazza, con Aldo Lapè, che sta formando nelle varie scuole gruppi di studenti
che stanno lavorando proprio sulle novelle di Rosso di Sansecondo e li rappresenteranno in piazza a partire dalla casa di Rosso il 30 di novembre, sempre che il tempo ce lo consenta, perché oggi abbiamo dovuto cambiare tutto quanto visto quello che è successo, la consueta manifestazione di mattina davanti alla tomba di Rosso non c'è stato possibile realizzarla.